Allora, benvenute e benvenuti a questo nuovo incontro di retroscena. Ormai lo sapete, la nostra conversazione è una conversazione aperta. Chi desidera intervenire, chiedere, sa che può farlo. Oggi abbiamo il nostro appuntamento dedicato ad Apologia di Alexis Campbell. Tutta la compagnia, il regista e anche la traduttrice, ma non solo. Adesso poi chiariremo anche il ruolo di Monica Capuani. Intanto presento loro, li ringrazio moltissimo per essere qui a parlare con noi. Stasera recitano, quindi davvero è una molto generoso da parte loro. Qui alla mia, partiamo, andiamo in senso antiorario, Francesca Porrini, l'ingenua, mi piace molto il personaggio di Francesca, poi ce lo racconterà. Andrea Chiodi, il regista dello spettacolo, in cui sembra che non ci sia regia, ma invece altro che, poi vedremo perché. Elisabetta Pozzi, perno, baricentro di questa compagnia, che però ha davvero un lavoro di complesso splendido, quindi è il perno anche perché è il personaggio principale di Christine, su cui intorno al compleanno di Christine ruotano poi le varie vicende. Monica Capuani, appunto traduttrice, ma anche figura di collegamento tra la scena italiana e le drammaturgie, soprattutto anglosassoni e francesi, quindi con un lavoro di selezione, di ricerca sui testi, fra cui degli esiti, appunto, questo testo di Campbell. Christian La Rosa, in due, poi vi spiegherà perché, due personaggi. Interessante, prima mi diceva non li ho voluti caratterizzare, poi ci facciamo raccontare come si differenziano due figure diverse, appunto due personaggi diversi, senza caricaturizzare l'azione. Abbiamo ancora, così chiudiamo la nostra presentazione, Martina San Marco, che lei figura, c'è un bel gruppo di donne, cioè una bella triangolazione femminile di cui appunto Martina è uno dei vertici, e infine Alberto Fasoli, che ha un ruolo, un personaggio molto bello, perché è il personaggio più dolce, no? Cioè, si incarica di rompere, di stemperare le tensioni, come poi vedremo, e però con un suo punto di vista forte poi sulle cose. Allora, due parole proprio giusto per inquadrare molto velocemente la scrittura. Conosciamo già Alexis Campbell, qualcuno di voi forse ha visto qualche anno fa The Pride. Questo lavora su chiavi di scrittura analoghe, abbastanza, ovvero si tratta di una costruzione di un plot molto serrato, molto articolato, costruito sulle relazioni, sui conflitti, sulle motivazioni di personaggi che hanno una forma a tutto tondo, tridimensionale. Quindi ne conosciamo progressivamente la storia, appunto le motivazioni, il background, i traumi. Cosa significa questo? Che è un tipo di scrittura che è costruita sul lavoro dell'attore. Non mi ha sorpreso leggere che Campbell ha una formazione come attore, perché si vede molto in questo testo, non che la regia appunto di Andrea non sia decisiva, ma è appunto una regia di rapporti, di relazioni, di ascolti, di reazioni reciproche, ed è appunto un tipo di scrittura, prende diciamo quella dimensione del teatro che mette un po' tra parentesi anche tutta la macchina, anche le sperimentazioni tecnologiche, si affida alla figura umana. Le macchine, diciamo, sono loro, ecco, giusto per dire, è tutto costruito sul loro corpo, la loro presenza e su questo scontro di punti di vista e di motivazioni in conflitto. Io lascerei subito la parola a Elisabetta, perché mi ha
quello che mi incuriosiva mentre ti guardavo ieri è: quali sono state le tue reazioni alla prima lettura? Cosa ti ha affascinato di Christine e in generale del progetto? Vi prendete tutto il tempo per rispondere, più dettagli ci date più siamo contenti, e quindi non dovete sintetizzare. Beh, parlo al microfono? Ah no, con quello? Quello pronto, che vuoi. Pronto, pronto, uguale. Forse si sente meglio quello lì, questo? Piccolino. Ok, allora vado con questo. Buonasera, buon pomeriggio. Allora, come dire, la grande gioia per me è stata la possibilità di fare questo testo che ho alla prima lettura ho amato, quando Monica me lo ha fatto leggere. Ho detto lo voglio fare, ma la cosa più importante è qualcuno che te lo faccia fare, perché da soli, come dire, non è proprio facilissimo. Con il CTB, cioè il Centro Teatrale Bresciano, si è stipulato un accordo triennale in cui mi è stato chiesto di fare quello, di proporre cose. E quindi io, era una delle prime volte che mi succedeva che un teatro comunque di produzione mi potesse chiedere che cosa avessi io voglia di fare. E quindi ho cominciato a proporre testi contemporanei. Non sembra casuale, cioè non è casuale se io parlo di questo per parlare di apologia, intendiamoci. Ora, naturalmente, poi visto che c'è un gruppo base che sta lavorando, quindi con Andrea come regista e altri collaboratori che sono un po' il cuore di questo progetto. Perché dico questo? Perché forse qualcuno di voi se lo potrà ricordare, qui a Torino, un po' di anni fa, credo 2004, comunque noi facevamo fare nel 451, questo è stato un evento con Luca Ronco, ma io chiesi anche qui al Teatro di Torino di fare questo esperimento, che in realtà in Francia c'è da 50 anni, che si intitolava Teatro Ouvert. E al Teatro Vittoria presentavamo, vedi una signora che dice così, lo so che è stato molto amato questo progetto, presentavamo testi contemporanei, noi attori eravamo un gruppo base a cui chiedevamo poi una complicità dei vari attori che arrivavano a Torino, da Umberto Orsini a tanti altri, sì. In questa saletta noi leggevamo i testi e chiedevamo al pubblico di scrivere alla fine della lettura immediatamente, quindi proprio qualcuno se la portava a casa, se la portava anche a casa a volte, però diciamo per fare il compito. Poi c'erano proprio delle bellissime riflessioni sul testo che avevamo letto, ok? Quindi chiedevamo riflessioni sul testo che avevano sentito e quindi giudizio vario. Finita questa esperienza, dei 30-40 testi letti, ne avevamo fatto delle mise en espace, quindi questa bellissimo, questo confronto con il pubblico in diretta sui testi contemporanei ci ha acceso l'anima, abbiamo detto dobbiamo riprovare a farlo. A Torino è stato impossibile, siamo andati tutti via, adesso a Brescia io lo sto facendo da 3 anni. Perché che dico questo? Perché Apologia nasce anche da questo. Cioè Apologia è stato un testo letto per Teatro Ouvert a Brescia e ha, come dire, stracciato, se così si può dire, tutti gli altri testi, per quanto anche molto interessanti, con dei giudizi estremamente interessanti, ma perché non è tanto bello o brutto così. Che cosa mi intriga di questo testo? Questo testo intrigava a tutto tondo, ecco perché con una certa gioia noi abbiamo chiesto alla produzione fatecelo fare. Andrea era d'accordo, Monica è venuta a presentarlo, ci ha portato in nella lettura di questo punto 2 anni fa, ci ha portato Alexi Campbell, quindi Alexi è venuta, ha assistito alla lettura, la prima lettura che facciamo al pubblico di Apologia. E ci ha detto anche un sacco di cose, noi non sapevamo ancora che l'avremmo potuta fare probabilmente, ma è stato con noi. Quindi l'entusiasmo, se tu mi chiedi qualcosa, io sono, tocco il cielo con un dito, perché è un esperimento riuscito, è una drammaturgia contemporanea che ci appartiene, il linguaggio, i temi, eccetera. Il confronto è stato fatto con il pubblico a diversi livelli ed è qualcosa importante da fare, cosa che in Inghilterra fanno costantemente, come mi riferisce Monica. E io ci tengo molto a parlare di questo rapporto con Monica, che dura a questo punto da praticamente forse più di 20 anni, 25, perché veramente anche con Notte di Maggio di Joshua abbiamo fatto insieme, insomma è una collaborazione importante che dovrebbe essere costante nel teatro, cioè che qualcuno che lavora sulla drammaturgia contemporanea
possa portare liberamente, far leggere agli attori e agli artisti, chiaramente anche ai direttori, dei testi che diventano parte integrante, no, della stagione teatrale. E questa collaborazione produce, è virtuosissima secondo me. Quindi credo di aver esaurito, fin troppo, ho detto, cioè, questo testo mi ha colpito perché ci riguarda, perché ci appartiene, perché è scritto bene, perché è anglosassone nello humor, perché c'è da molto da ridere, lo so chi l'ha visto, ma c'è anche quell'anima greca del signor Alexis Camper che ci porta quel Mediterraneo in qualche maniera, da qualche parte si sente, che ci coinvolge, ci commuove, no? E quindi ecco il mio entusiasmo per questo testo. Beh, passerei subito la parola a Monica, rimanendo ancora qualche momento sul testo. La lingua di Alexis Camper, che specificità, che cosa? Beh, voglio fare una premessa proprio sul modo di scrivere degli inglesi, sul modo di lavorare degli inglesi, perché la drammaturgia di lingua inglese, soprattutto quella inglese, anglosassone, ma inglese in particolare, quella che viene prodotta a Londra, è così efficace? Perché 60 anni fa è stato fatto un grosso investimento sugli autori, sulla scrittura. Nel mondo anglosassone, a Londra in particolare, e Londra oggi è la capitale incontrastata del teatro, ha vinto anche su New York. Se voi andate a New York adesso vedrete che a Broadway la metà delle produzioni sono inglesi, sono quelle di Londra che viaggiano a New York e voi le pagate 10 volte quello che le pagate a Londra. Quindi c'è stata una vittoria decisiva di Londra su tutto il mondo. Allora, perché i testi inglesi funzionano in questo modo? Perché vedrete che meccanismo perfetto è questo testo. Perché 60 anni fa è stato fatto un grosso investimento sugli autori, sono stati creati dei teatri di produzione e di incoraggiamento delle nuove scritture, sono stati invitati tantissimi giovani autori a scrivere, gli è stata data la possibilità economica in primis e di anche stare in teatro, di avere a disposizione registi, attori, per creare dei testi. E questo sistema costante che va avanti da 60 anni al National Theatre, al Royal Court, all'Almeida, al Bush, in tanti teatri di produzione di Londra, ha prodotto un sistema di testi e una varietà di autori incredibile. Quindi io mi sono molto appassionata a questo sistema, frequento i palcoscenici di Londra da tantissimi anni, ho fatto anche, io sono una giornalista, quindi ho seguito anche da quel punto di vista questo sviluppo e poi ho cominciato a dire, ma questo teatro che ha questa vitalità, questa partecipazione anche del pubblico, della società civile al teatro, che va dai ragazzi giovanissimi, perché poi fanno anche una produzione di teatro per ragazzi intelligentissima, bellissima, fino ai vecchietti in sedia a rotelle che continuano ad andare a teatro, è meravigliosa, ti dà proprio una gioia stare in quel pubblico straordinario. E allora mi sono messa in testa che volevo vederla anche qui, questa cosa qua, no? E quindi a un certo punto, 4-5 anni fa, ho deciso di fare solo questo. Cioè di inventarmi una figura che in Italia non esiste, cioè fare un lavoro di scouting, quindi andare a Londra continuamente, vedere tantissimi spettacoli, tradurre a mie spese, ecco, per mettere a disposizione di attori, registi, chi vuole, questa drammaturgia così vitale e vedere se riuscivamo a mandarla in scena più velocemente che se un agente è lì che ha una quantità di testi enorme, non sa neanche bene cosa sono, non li sa destinare, non ha la possibilità di farli tradurre o se ci sono delle traduzioni che loro chiamano di servizio, un po' così.
Quindi insomma il meccanismo è un po' complicato. Ecco, io seguo tutta la filiera, quindi cerco, traduco e poi vado dalle persone che secondo me potrebbero apprezzare quel testo. E quindi in questo caso è stato così. Alexi Campbell l'ho conosciuto perché, e questa è una storia bizzarra, io ero a casa di Maya Sansa, che è una mia carissima amica a Parigi, loro avevano il testo di Apologia a casa, io stavo leggendo, io leggo moltissimo, vedo gli spettacoli ma anche leggo. Quest'autore non lo conoscevo, loro avevano visto uno spettacolo a Londra, perché sia lei che il suo compagno francese, metà irlandese, hanno fatto l'Accademia a Londra. E quindi io ho letto questa apologia, mi è piaciuto tantissimo. Poi sul retro di copertina ho visto che questo autore aveva scritto un altro testo che si chiamava The Pride. Io stavo andando a Londra, c'era una seconda produzione di The Pride, sono andata a vedere The Pride, me ne sono innamorata, quindi l'ho tradotto dicendo, perché io una serie di testi li traduco dicendo questo in Italia non si farà mai, però lo traduco per me, mi piace a me, lo traduco. Poi in realtà sono andata da Calvi quando è stato nominato a Roma qualche anno fa. Lui era stato nominato, aveva fatto un coming out di dire il mio compagno, io sono omosessuale, eccetera. In più c'era un sindaco che in quel momento stava aprendo riunioni civili, c'era un clima su un tema che invece a Roma era stato molto sensibile, c'era stato un sindaco che aveva praticamente appoggiato era omofobico lui, quindi c'erano stati dei brutti episodi a Roma, no? Quindi ho detto ad Antonio, dico, guarda, sarebbe importante in questo momento che il Teatro di Roma producesse questo testo, perché è un testo che parla di omofobia. Lui ha messo il testo in cima a una pila di cose che c'aveva sulla sua scrivania. Il giorno dopo è andato Zingaretti a trovarlo e gli ha detto, ah, io amo la drammaturgia inglese, sto cercando un testo inglese, però non lo trovo, e lui ha detto, leggi questo. Quindi così è andato The Pride. E poi io ho tradotto Apologia e ovviamente Elisabetta è un campione di questa lotta che pochi purtroppo fanno in questo paese per promuovere questo tipo di drammaturgia, che invece a nostro avviso riporterebbe anche tanta gente giovane al teatro, perché fare un teatro che ci riguarda di più, che affronta temi più legati all'oggi, riporterebbe tanta gente giovane al teatro. E ovviamente lei è sempre stata una sponda e questo personaggio sembra scritto per Elisabetta. Cioè quando Alexi è venuto a vederla, pur non parlando italiano, ovviamente conosce il suo testo, e soltanto sentendolo in lettura mi ha detto, Monica, questa attrice sembra Christine. Quindi ecco, poi alla fine è andato tutto per il verso giusto, per una volta, quindi... Come cominciamo a parlare dello spettacolo, Andrea? Ma qui bisogna, secondo me, per parlare di questo spettacolo bisogna far parlare gli attori. Ecco. No, perché è vero quando dicevi prima della regia, insomma, io ieri sera, un po' tardi, dopo che ho visto lo spettacolo, stavo mettendo insieme delle cose per un'altra cosa e ho trovato una cosa bellissima di un grande, forse uno dei grandi ultimi maestri, no, del teatro, come Luca Ronconi, che diceva una cosa che mi ha molto colpito. Dice, tu in fondo non potrai, anche con quel cinismo, no, non si potrà mai conoscere davvero il pensiero, il cuore di un uomo, mai, non conosceremo mai che cosa accade a un uomo, ma se noi sappiamo però analizzare i rapporti che ci sono tra le persone, che cosa accade tra le persone, nella relazione tra le persone, allora lì, in quella relazione, scopriremo forse qualche verità del singolo, della persona. E mi ha colpito questo, perché questo accade in questo testo un po'. Noi non andiamo per forza a fondo di ciascuno, ma andiamo a fondo di ciascuno nella relazione tra loro. Quindi io non potevo che affidarmi alla loro bravura, in realtà, e cercare insieme di costruire queste relazioni, cioè di costruire questa autenticità di relazione che c'è tra una madre e dei figli quando accade qualcosa di terribile anche, o tra un figlio e una futura moglie, una fidanzata, insomma
come dire, secondo me era un gioco tra virgolette facile, nel senso era un gioco bello quello che Campbell ci ha proposto, perché si trattava di stare davvero in relazione. Lo spettacolo è nato quando Elisabetta l'ha letto, io l'ho letto insieme, quasi insieme, no? Poco dopo. In realtà all'inizio io ho fatto un po' più fatica a entrare, perché è chiaro, come dicevi prima tu, ci sono delle donne nello spettacolo, il femminile in questo spettacolo è fortissimo. Allora inizialmente era più difficile entrare per me in questo mondo, sentivo che c'era qualcosa, e in realtà poi è stato proprio quello che invece mi ha interessato di più, perché cosa c'è di più bello per chi fa il nostro mestiere di scandagliare, di esplorare l'altrissimo da te, no? Che però parla di te, ok? Cioè un altro, ma ti riguarda profondamente questa relazione. Quei figli, Elisabetta lo può dire, quando abbiamo iniziato le prove, ma abbastanza serenamente, piano piano accadevano delle cose in tutti, in me per personalmente, cioè rivedere il rapporto di un figlio con una madre ti permette di riaprire dei ricordi, no? Delle cose. Secondo me è quello che accade, grazie a loro, a voi che non l'avete ancora visto e lo vedrete, vi accadrà questo, cioè di vedere qualcosa della vostra storia che vi farà sorridere, perché la vita, grazie a Dio, può fare anche molto sorridere, e vi farà anche commuovere, perché la vita può anche molto far piangere. E Campbell ha messo insieme queste cose e loro le raccontano molto bene, secondo me. Ecco, credo si capiscano. Mi sembra chiarissimo come punto di vista, e anche allo stesso tempo molto complesso, perché appunto qui entriamo un po' nella fucina dell'attore, e costruire le relazioni, appunto. Il primo passo, come riuscite a descriverci questa tessitura così? Certo. Un esempio, una... Chi... Io posso parlare un'ora e mezza, due ore sì. E tre quarti, quindi no, lascio parlare un po'. Posso... No. Vabbè, sentite, siete noiosissimi. Ma sì, parla. Vabbè, allora, parto io, però poi dovete dire qualcosa. No, è l'ascolto, cioè se noi abbiamo a disposizione una drammaturgia, una parola, una storia, noi vogliamo raccontare storie, come dicono dei personaggi. Perché facciamo gli attori? Perché vogliamo raccontare storie. Se Dio vuole, questa è una storia magnifica da raccontare. Proprio sulle relazioni, su questo modo nuovo anche, cioè da Chekhov in poi si è cominciato a fare questo teatro, no? E ecco perché questo testo ricorda quel Chekhov, non solo lo ricorda, ma lo cita proprio. Anche il Gabbiano, io feci l'anno scorso qui il Gabbiano, e curiosamente stavamo quasi per iniziare le prove di apologia, e dico, ma guarda com'è il destino, è incredibile, perché il Gabbiano faceva Arcadina, la mamma di Kostya, c'è una scena in cui Kostya si fa male, con fucile, insomma, tenta un suicidio e gli va male, non si fa male una mano, ma si fa male una tempia, e c'è questa scena lunga di Arcadina che medica alle tempie, alla testa, questo ragazzo, con un meticoloso dettaglio, quello disinfetta, poi tutto. E qui c'è una scena in cui il figlio non tenta di suicidarsi, non dico niente, però è vero anche che c'è una scena intera in cui la madre, durante tutto un dialogo molto delicato, medica la manina del bimbo, del ragazzo, insomma di altro figlio. Quindi, in che modo? Questo è un testo che ci ha dato delle occasioni straordinarie, perché? Perché, come dicevamo, le relazioni sono abbastanza, cioè sono proprio scritte nitidamente, ok? Però è vero, bisogna portarle in scena. Bisogna anche stare molto attenti, perché questa è una drammaturgia che potrebbe con facilità cadere, no? In questo minimalismo sbiascicato che secondo me dopo un po' non si riesce a seguire. Invece è teso come una corda di violino, perché è anche un po' in qualche maniera un giallo, possiamo dire, cioè sempre sotto qualche cosa che non si capisce bene dove andrà a finire. In tutto questo, e con l'aiuto chiaramente di Andrea, l'unica vera azione che noi possiamo fare però ogni sera è di stare in un ascolto apertissimo gli uni con gli altri, vale a dire siamo in scena,
ci si guarda, ci si ascolta. È chiaro che non è che si cambiano le battute, non si cambia quasi nulla, tanto ogni tanto quando... Ma è fatto di un meccanismo delicatissimo, per niente minimale, perché poi, ripeto, non abbiamo questa robetta che non giudico, però a me non piace, quindi c'è delle cose un po' dette alla televisiva, ecco. Non è questo, perché proprio è supportato da veri protagonisti, tutti quanti, e c'è un momento in cui ce ne rendiamo conto durante una di queste scene, che è anche molto buffa, se così può dire, anche divertente, in cui c'è anche le pause che ci prendiamo, a volte sono diverse, c'è un ascolto, è l'ascolto dell'altro per cui dobbiamo stupirci, ci dobbiamo stupire di quello che ci sta dicendo, ma ci dobbiamo stupire in quel momento, per stupire il pubblico in quel momento, deve essere credibili al mille per mille, cioè non ci deve essere un secondo in cui non è credibile tutto ciò, ma guarda caso è esattamente come per Chekhov. Che è chiaro che quello è ambientato nell'Ottocento, però io mi ricordo con Marco Sciaccaluga parlavamo di questi dialoghi così, ma è ugualmente, più si sono in presa diretta, più sono dentro, ognuno dentro il suo personaggio, e quindi con l'ascolto dell'altro, più, tra virgolette, funziona, che non è un bel verbo da usare, ma insomma. Ecco, questo per quello che mi riguarda, e io ho una masnada da sorvegliare, perché questi sono tremendi, Scusa, davvero Cristina, l'accentratrice di tutti gli sguardi, sì, chiaro, gli ascolti. Non ho risposto alla tua domanda, comunque, prima, scusa, perché ho fatto una lunga digressione. No, ma adesso c'è la lingua. Anche sulla lingua. Ecco, e mi riallaccio a quello che sta dicendo Elisabetta. Non è facile tradurre Campbell, è stato un bel lavoro, perché... Allora, c'è questo primo livello di chiacchiericcio quotidiano, no? Siamo a una cena di compleanno della madre, arrivano i figli, le fidanzate, si chiacchiera, si anche ride molto all'inizio, no? Quindi, per esempio, tradurre la comicità è sempre molto delicato, perché non è scontato, cioè la scelta delle parole, la forma della frase, no? Tra una lingua e l'altra ovviamente bisogna fare uno sforzo per adattarla, adeguarla, eccetera. Quindi c'è tutto quel livello lì, che quindi deve essere molto veloce, molto credibile, molto facile anche per loro, no? Da dire, e abbiamo messo a punto anche con loro. Io c'ero i primi giorni di prove, quindi quella cosa lì l'abbiamo lavorata insieme, eccetera. Però poi c'è sotto invece una struttura e un linguaggio molto alto, perché comunque i discorsi che a un certo punto si fanno sono molto articolati e sono molto scritti, e però comunque devono essere fruibili, devono essere i discorsi di un linguaggio parlato, di una scena in cui però un messaggio anche filosofico, politico, arriva molto chiaro. Quindi ecco, da quel punto di vista, sia questo testo che The Pride non sono stati fatti. Poi io ne ho tradotto un terzo di Alexi, che è un testo che affronta anche la crisi economica che c'è stata ultima, no? E che lui fa risalire a cose che sono successe negli anni 60 e 70. Ecco, lui ha sempre questo doppio registro, quindi questo è stato... questa cosa di Chekhov... Volevo dire, io appunto ad oggi ho tradotto 104 testi contemporanei, no? E vedo che la lezione di Chekhov in alcuni autori contemporanei è incredibilmente presente. Per esempio, io sto traducendo Annie Baker, che è una drammaturga americana straordinaria, classe 1981, che ha già vinto un Pulitzer. Nei suoi testi c'è Chekhov sotto. È pazzesco quanto Chekhov è contemporaneo, perché lui era veramente lanciato verso il futuro, e la sua scrittura nei grandi autori contemporanei la ritrovi. D'accordissimo, sì, sicuramente è molto percepibile, verificabile in moltissime scritture. E è interessante questo doppio registro di cui parli, una corda drammatica anche di suspense, come diceva prima Elisabetta, e poi questa anche però dimensione della
del divertimento, del comico, soprattutto Alberto ha questa funzione di anche forse, non so se anche fisicamente a volte è proprio la funzione di rompere, no, con dei movimenti nello spazio, il momento in cui si crea davvero una contrapposizione tra due figure, e tu è come se avessi il compito di tagliare come questa corda tesa. Come hai articolato un po' questo registro della tua figura, che poi ha anche tutta una dimensione invece poi molto più anche più riflessiva, più profonda, non è il giocondo. Intanto mi veniva da ridere prima sentendo parlare Monica Capuani sulla tutta questa profondità filosofica, no? Questi, riflessioni filosofiche, politiche profonde che ci sono, sottoscrivo tutto quello che ha detto, non sto scherzando, però in realtà poi c'è anche appunto questo aspetto di questo personaggio che è Yu, che un po' per il linguaggio che usa, per il suo modo di essere, che è proprio è lontano da tutto questo, no? A volte ha un linguaggio anche greve, ma perché lui è così. Lui si esprime così, e poi è un personaggio vero, insomma, è dei nostri giorni. Potremmo essere a tavola a una cena dei nostri giorni. Ci sono queste persone, qui è vero. Questa cosa mi fa un po' sorridere. Però è anche vero che appunto è questo personaggio che, almeno io così me lo sono immaginato fin dall'inizio, fa fatica. Non sopporta a lungo la tensione che si viene a creare e vorrebbe rompere questo filo di tensione, vorrebbe l'armonia intorno a sé. Però è anche vero che se potessimo, come dire, mutuare delle parole del linguaggio cavalleresco, è lo scudiero della paladina Christie. Non si può assolutamente offendere Christie, perché il personaggio Yu sa qual è stato il trascorso di questa donna, sa perché è arrivata da A a B, pertanto vorrebbe tutti in armonia questa sera per proprio celebrare il compleanno di questa persona, però insomma, a volte cerca anche di, come dire, di dare un colpo, cerca un colpo alla botte cercando di mitigare, no, il fuoco che arde, che si sente ardere sotto Christie, però quando nel momento in cui la vede aggredita estrae la spada, insomma, non, Christie non si tocca, lui si schiera, no, e la difende, ma non perché è una presa di posizione superficiale, proprio per quello che dicevo prima, perché lui conosce tutto il percorso che ha fatto, insomma, si conoscono da una vita, un'amicizia quarantennale, quindi non può non difenderla. Poi effettivamente è questo personaggio che appunto alleggerisce all'interno di questa storia, insomma, che tende a, per il linguaggio che usa, per il suo essere, cioè, gli escono le parole così, cioè, gli scappano le parole, no? Quasi involontariamente, non è artefatto, non è studiato, non cerca l'effetto, è così, quindi insomma, è chiaro che sul personaggio Yu c'è, come dire, ha la responsabilità di riportare un po' di leggerezza, insomma, è molto divertente farlo. Tra parentesi, omosessuale Yu, quindi questo unisce, cioè aggiunge un elemento di femminile, tra virgolette, a questo mondo dove c'è tanto di femminile, come diceva. E ha questa particolare sensibilità, credo che a volte hanno, spesso hanno gli omosessuali, gli uomini omosessuali nei confronti delle donne, hanno questa particolare intesa, no? Questa capacità di relazionarsi con l'emisfero femminile. È divertente farlo, molto bello. Grazie mille. Anche a Christian volevo, sempre ragionando su questo tema delle relazioni, tu ne hai
due hai due ambiti di costruzione, di, perché sei due gemelli, non so se sono gemelli. No. Due anni di differenza. Ah, ecco, vedi, però insomma. Li ho fatti. Giustamente si assomigliano. Ma sì, allora, questa è una cosa che mi è capitata in corsa. Lo spettacolo non è nato così. Parlo della versione italiana, dell'edizione italiana. Quindi, come dire, per una serie di motivazioni, coincidenze, mi sono ritrovato quest'anno a essere più vicino invece all'edizione, credo, inglese o americana, l'ultima. Sì. Dove la scelta del regista è stata quella di far interpretare i due fratelli dallo stesso attore. E quindi quest'anno con Andrea abbiamo portato avanti questa scelta, questo ragionamento, e mi spaventa tanto, perché è complicato perché io posso parlare di quello che ho provato a fare io e che sto provando sera per sera a fare da attore, e la prima cosa che ho chiesto a Andrea è: ti prego, non farmi caratterizzare, non farmi differenziare, non mettermi i baffi finti, non mettermi la parrucca, non facciamo niente di tutto questo, perché non perché sia una questione giusto o sbagliato, è perché io credo che questi due figli siano in fondo lo stesso figlio. Io lo vivo veramente, cerco di viverlo veramente come un unico ruolo, grande ruolo, e semplicemente è il modo in cui i due si rapportano, che qua torniamo al rapporto, no? È il modo in cui i due si rapportano alla figura materna che cambia. Non è che per forza sono così diversi. Io poi ripeto, le motivazioni per cui il regista dell'ultima versione ha scelto magari sono differenti, però io la vivo così, nel senso è veramente un modo mio per poter da figlio dire alla madre la stessa cosa in un modo completamente diverso, e di fatto gli dicono la stessa cosa, solo che non... Uno usa un modo decisamente più aggressivo e che nasce da anni di frustrazione, di una pressione che non ce la fa più essere contenuta, neanche da Jung, e nessuno ce la fa, a un certo punto l'acqua scorre, ci si prova ma non si riesce dopo un po'. E quest'altro figlio arriva in tutt'altra condizione, tant'è vero che la scena è solo tra loro due, non ci sono più gli altri, l'atmosfera è notturna, c'è un silenzio intorno, c'è un confronto più diretto, quindi è chiaro che la stessa cosa arriva in un modo completamente diverso. Io mi appiglio a questo perché non vorrei lavorare semplicemente su una questione di trucco teatrale per cui cerco di essere diverso, non ne sono capace, non sono capace a fare quel tipo di lavoro. E, no, è vero, e forse credo che però sia più interessante viverla così, è anche più profondo, perché questa scena che ha scritto tra il figlio e la madre è talmente grossa, talmente importante, scusate, talmente profonda che ho detto se giochiamo solo su cambiarsi di costume non funziona. Quindi, sì, infatti posso dire una cosa, quando sì. Elisabetta prima diceva che questo testo è stato letto a Teatro Vera a Brescia, è andato molto bene, è proprio per questo motivo, perché le relazioni sono così ben scritte, i rapporti sono così ben scritti che non c'è rappresentazione, c'è racconto della vita di questi personaggi, e infatti lo spettacolo non ha niente di rappresentativo, ma è tutto di una vita che accade, per cui lui non doveva rappresentare il figlio, doveva essere quel figlio, e quel figlio è in relazione, scusa, è in relazione alla madre, e quindi queste relazioni fanno vivere i personaggi senza bisogno di baffi finti e comunque ci è successo in altre piazze, pensavano che quando agli applausi non venivano, siamo solo noi, dicevamo il povero Simon, com'è che non ringrazia? Anche ieri sera qui a Torino è successo, anche a te. Vedi, perché comunque, a parte la grandezza, la bravura di Christian, no. È straordinario, perché così, però assumendoci il personaggio, noi cambiamo, lui quando si assume, io dico sempre assumersi, non immedesimarsi, che è una roba che mi fa, non ci credo per niente, ma assumersi il personaggio Peter e assumersi il personaggio Simon sono due eventi completamente diversi che ti cambiano,
Quindi lui non fa, certo, sì, Bruna lo trucca un po', gli fa le occhiaie, però insomma niente, lo spettina, più che altro gli fa la cosa sulle mani, non la stigmata di lui. Bruna non è un personaggio della ma è Bruna Calvaresi che cura trucco e parrucche, no, e che è qui con noi, tra l'altro. Perché sembrava così, la mettiamo in imbarazzo. Sembrava Bruna l'amica. No, la tiriamo in mezzo. No, nel senso che, no, però bisogna dirlo, perché comunque è uno spettacolo estremamente curato nel dettaglio. Cioè non c'è niente di casuale, tutto estremamente pulito, sembra molto così che fluido, no? Fluidamente scorra anche così un po', invece ognuno di noi ha una preparazione. No, ma per collegarmi sia per quello, dire certo, che no, tu assumi questo personaggio. Ci provo e ripeto, ogni sera veramente, non lo dico come frase fatta, specialmente questa scena per me, siccome è stata fatta in ripresa questa cosa e non è nata così, io la sto trovando in corsa e la sto provando in corsa e cerco di trovare ogni sera qualcosa di diverso. Ma la cosa bella è, come diceva anche Andrea giustamente, che qua è sempre negli occhi di chi ti guarda. Non è mai... cioè è un testo pazzesco, perché quello che diceva Andrea all'inizio, cioè quello che tu sei lo determina chi ti guarda, non quello che tu porti. E questo vale anche per il pubblico, ovviamente. Una delle critiche più belle fatte allo spettacolo, un ragazzo che mi ha fermato alla fine di una replica mi fa: è incredibile, in questo testo non c'ha ragione nessuno. È vero, perché appena cambi il punto di vista cambia l'equilibrio dello spettacolo. Cioè non c'è un personaggio che puoi definire, non c'è nulla che puoi definire, a meno che questo non si rapporti con qualcun altro. Questo è Chekhov, assolutamente non c'è un personaggio che può avere una definizione finché questo personaggio non dialoga. Oppure non dialoga, ma fa una scelta di mettersi in rapporto con gli altri. Quindi è vero, perché appena provi, appena dici ammazza, guarda Kristin qua come c'ha ragione, poi parla al figlio e dice però pure lui è anche lei, però è anche lui, quello che dice è molto umano, perché è liquido, non è tagliato con l'accetta, sono emotività che scorrono e quindi cambiano da secondo per secondo, e questo fa sì che siano molto umane, perché non sono classificabili. Sono come noi, sono inclassificabili. Sono molto d'accordo, questo discorso che sta facendo Christian sul punto di vista è veramente decisivo, e così è anche perché hai citato giustamente loro due, Trudy, che il primo impatto con Trudy è sempre un po' dice oddio, invece poi appunto mutando lo sguardo su di lei emergono tutta una serie di altre dimensioni della figura di Trudy. Tra l'altro volevo chiederti, Monica, ma parla in un modo diverso, perché Trudy è americana nello spettacolo, allora mi chiedevo se c'era un registro diverso. No, in realtà no. Era... È solo quella cosa che hai detto all'inizio, no? All'inizio ci fa credere Alexi che lei è un'ingenua, l'americana, no? È quello che gli inglesi pensano dell'americana, no? Una bella ragazza sana, così è ingenua, dice le cose, è spontanea, però poi vedremo che anche quel personaggio forse ha l'evoluzione più soddisfacente, sì, no? Sì. E lo stesso anche Claire. Cominci tu, Francesca? Sì, anche questo. Ma quello che si sente di più. Sì, vabbè. Allora, appunto, non lo so, sicuramente in Inghilterra possono giocare sull'accento, probabilmente, certo, che è una cosa evidente, la lingua è la stessa, però l'accento caratterizza. Quello che il lavoro, insomma, che abbiamo fatto su Trudy, sicuramente rispetto agli altri, arriva con un bagaglio più leggero, nel senso degli altri. A parte la maschera. A parte un bagaglio, veramente, esiste un oggetto con sé, un regalo inopportuno, diciamo. Per Cristi. Il regalo inopportuno. Il regalo inopportuno, però non ha pregiudizi, ma è veramente disposta all'ascolto, no? E quindi ha un entusiasmo, una gioia nel conoscere questa nuova famiglia, queste nuove persone. Quindi si lascia trasformare, si lascia modellare. Ad esempio, mi viene in mente
mi vengono in mente io con mio marito, nel senso che quando torno a casa da mio padre, io vivo il mio rapporto in un determinato modo, poi mio marito mi dice: ma non te l'ha detto in questo modo questa frase, sei tu che la leggi in e quindi questa è familiare per me, quindi in questo ci ho ritrovato la mia verità, no? il mio rapporto con Peter, no? Il fatto di riuscire a guardare le persone che non conosci sotto il tuo punto di vista con occhi nuovi, no? E forse il mondo americano, in questo caso io rappresento anche forse un personaggio che non è proprio un intellettuale, quindi però si lascia affascinare da questa studiosa che riesce a spiegargli un artista come Giotto in una maniera che è commovente, che è stato commovente per noi attori quando è stata messa quelle parole sono state messe in bocca da Betta, no? Cioè, e abbiamo ammirato la bravura di questo autore che in un, scusatemi il termine, pippone su Giotto dice: e tu sei lì, lo ascolti e il tempo vola. Ed è riuscito a parlare dell'umano, dei rapporti umani, e questa cosa trasforma, cioè non è impermeabile, mentre è chiaro che per dei figli un genitore può fare qualsiasi cosa, ma quello che fa sbaglia, nel senso perché hai qualcosa dentro che ti ha bloccato, che ti ha ferito, lei forse riesce a canalizzare il messaggio che Christine vuole portare, no? Quella, la sua passione, cioè lei la succhia come un vampiro, la vede e la vive con degli occhi di ammirazione, quindi è stato divertente poter lavorare su questa leggerezza che sta anche essere anche lei inopportuna col regalo o con domande, frasi al momento sbagliato, sbagliate nel momento sbagliato, che però poi hanno un ritorno, no? Quindi sono veramente molto, ringrazio Andrea di questa possibilità perché è un personaggio a cui sono molto affezionata, no? Ed emotivamente ogni sera, lo dicevo anche a Betta, gli sguardi, a volte quando non parliamo, da attrice mi commuovono perché insomma sento che c'è una relazione che ogni sera cresce un pezzettino, no? Cresce il nostro rapporto di fidanzati, il nostro rapporto di... E non ho voglia di farlo, non è sempre così, cioè nonostante ci piaccia tanto fare il nostro mestiere e vogliamo farlo, però non è sempre facile fare uno spettacolo magari per tante sere che non è sempre, e invece questo io non vedo l'ora di farlo, ogni sera cambia qualcosa e quindi sono grata a tutti loro perché è bello lavorare insieme a loro. Non ti tocca. Com'è americana lei, dire com'è bello lavorare con tutti. Allora, qui si apre un mondo, nel senso che vuoi anche per meno esperienza teatrale degli altri, mi è capitato questo personaggio, ho detto, oddio, cioè mi viene da dire tanta roba, nel senso, intanto succede poco spesso, veramente poco spesso, che venga data così tanta parte a personaggi femminili nella loro più varia natura, quindi questo spettacolo, secondo me, questo testo ha anche questo grande vantaggio e questa bellezza di poter esplorare il femminile e i rapporti che ha col maschile in una maniera molto dettagliata e variegata attraverso le tre figure, no? Si diceva prima il triangolo delle Bermuda in qualche modo, succede un po' tutto in questo triangolo, anche perché penso un po' come diceva Francesca, come si diceva prima, il rapporto con i genitori è un rapporto troppo vicino. Io vedo un po' le figure dei figli come posso vedermi io, no? Con i miei genitori, quindi senza riuscire a mettere un filtro di lontananza che dà la possibilità di inquadrare un minimo di più la situazione, avere anche un'opinione più obiettiva, no? Magari no, però più pacata a volte della relazione. Ecco, qui Claire è un altro contraltare di Christine e allo stesso tempo
un'altra parte di Christine. Questa secondo me è la cosa bella di questi personaggi femminili, che sono il contrario suo e allo stesso tempo riflettono qualcosa di lei, qualcosa che poteva essere o qualcosa che è stato mancato. Ci sono tanti dettagli del genere nella storia di Christine che in qualche modo risuonano in noi. E secondo me la cosa bella, la cosa che penso, che mi piace vedere ogni sera, è come io, come Claire e come Trudy vengano cambiate nel rapporto con Christine, ma come loro riescano anche a cambiare Christine. Cosa che invece i figli riescono a fare relativamente, ma proprio per questo rapporto di vicinanza, perché c'è tanta storia dietro, no? Mentre qui c'è un rapporto vergine, una ragazza appena conosciuta, e io ho un rapporto più lungo di un anno e mezzo di relazione col figlio, ma comunque non sono roba sua, sono qualcosa che lei vede come estranea e che giudica fortemente all'inizio. Altra cosa che mi piace molto del testo, dicevamo, non c'è giudizio nella sua, diciamo, a livello finale, perché ogni personaggio dice il contrario di quello che ha detto l'altro. Lei mi identifica prima ancora che io possa entrare in scena, quindi che possa esprimermi con una maniera molto precisa, e ti dà il quadro di quello che arriverà, ti aspetti quella roba lì. Poi se si va a vedere le battute che ha Claire, quello che dice non è per forza l'immagine che Christine ha tirato fuori, è un'altra cosa. Ma noi viviamo anche soprattutto della relazione con lei. Quindi cosa succede se lei mi vede come una possibilità mancata? Io sono l'attrice che poteva fare teatro, ma che ha deciso di fare soap opera perché è più redditizio, perché dà una stabilità, cosa reale, nel senso, una cosa che... Guarda come difende il suo personaggio. Guardala. È vero. Quante volte può succedere che le persone, insomma, che fanno teatro dicono: cavolo, vorrei tantissimo fare soltanto questo nella vita, a volte, però magari non si campa di questo a volte, nel senso, ci sono delle altre cose che hanno la loro bellezza in un altro modo, e in certi momenti della vita si fanno scelte differenti. Per quale motivo giudicare una persona in base a questo? Certo, è ovvio che Christine giudichi il comportamento di Claire. Perché sei una brava attrice. Esatto, perché lei sa il potenziale che ha Claire e le dispiace non tanto di vederla recitare nelle sue opere, ma di vederla sprecare quello che per lei è la cosa più importante, cioè il valore dell'artista nella società. Cioè il potere che ha un artista nei confronti del mondo. Prego, no, vero. No, che questo è un tema importantissimo nello spettacolo. Si parte da Giotto fino a un'attrice di soap opera. E tutto quello serve a capire la responsabilità dell'artista nella società. Insomma. Assolutamente. Cioè per me una cosa fondamentale del mio personaggio è vedere come si conclude il pezzo di Giotto con le frasi: che cos'è la responsabilità? La responsabilità di un artista. E Campbell, mannaggia lui, mi fa entrare in scena subito dopo. Per questa cosa qui è pazzesca, nel senso che fa vedere la caduta e allo stesso tempo mi dà poi il modo di redimere, no? questa mia condizione. Ma cosa vuol dire entrare in scena dopo che una persona del calibro di Christine, una storica dell'arte di questo livello, dice: questa è la bellezza, la responsabilità di un artista? Insomma, tanta roba, personalmente tanta roba da gestire. Così per tutti. Poi prima facevi Casa di Bambola, poi sei andata in televisione, quindi insomma... Cioè, c'è da dire che Casa di Bambola lo facevo in un pub con l'odore del cibo scadente. Infatti qua c'è la critica al anche il pub. Anche qui dobbiamo sottolineare questa cosa. Il pub a Londra... Beh sì, attenzione. È che è in Italia che non è... È qua in Italia che questa cosa... Sì, in Italia è considerato... Non viene considerata allo stesso pari, insomma.
purtroppo sono le 6:30, dobbiamo chiudere però. No, ma vorrei... è una cosa importante, devo dire, ma Cristiana Rosa c'ha due ragazze insieme molto belle. Adesso mi sono resa conto. È un mese e mezzo di problema. Cioè, un mese e mezzo di problema. Sto molto bene. Capito? Ma prima di andare via... Adesso improvvisamente ho realizzato. Esatto. Questo tema della responsabilità dell'artista che diceva adesso Martina, che effettivamente è un tema enorme. Elisabetta, come chiudiamo, ecco, su questa, la riflessione su questo aspetto, che cosa significa in un certo senso? Da Monica abbiamo, e anche da te in un certo senso, prima abbiamo sentito per esempio già il valore di lavorare su certi testi, su certi tipi di drammaturgia, ecco, allora che cosa... Ma parli in generale o di questo testo in particolare? Il tuo punto di vista su questo problema della responsabilità dell'artista, come il combattimento quotidiano che mi immagino ci sia. Sarà che sono influenzata da Christine Miller, ma comunque, come dire, però è vero adesso l'idea che è un personaggio che mi assomiglia. Io credo fermamente in questo, la mia vita artistica è stata proprio la prova di questo, ma non perché io mi sono trovata poi di fronte a delle scelte che mi avrebbero portato da una parte a una popolarità che ho escluso, perché io da ragazzina proprio qui a Torino sono andata a registrare degli sceneggiati, si chiamavano sceneggiati allora, il che fare di Chernyshevsky, cioè non so come dire, il che fare di Chernyshevsky è il libro magnifico, un romanzo che abbiamo ripreso qui allo Studio 1 di Torino, ed era una cosa magnifica, un romanzo da cui poi Lieni prese il titolo del suo che fare, no? Però è un romanzo in cui si parla di questa giovane donna che si inventa la possibilità del dividere il profitto tra le operaie, insomma è una storia lunghissima, anche l'amore eccetera, tutta ambientata ovviamente in Russia. Poi abbiamo fatto Rosso Veneziano, qui erano gli anni, io avevo 19 anni, 20 anni, avevo aperto davanti, ho fatto un film con Antonioni, a quel punto io avevo, come dire, era già come segnata una strada, sarà per quello, a me tutto ciò che è segnato è andato un'altra parte, sarà perché proprio non ho nessuna passione né per la popolarità in generale né per tutto quello che è la popolarità, che significa, cioè appunto lavorare sull'immagine eccetera, con tutto il rispetto comunque totale che ho per certi grandi artisti anche ultimamente italiani che stimo tantissimo, ma con cui francamente no. Credo che comunque, ecco, che ognuno si impegni a lavorare in una certa direzione, io specialmente alle donne lo dico, ne parlo tantissimo, perché è chiaro che se la figura femminile continua a essere proposta e si continua noi donne ad accettare, no? Certi ruoli. Questo è un altro tema. So che è difficile e delicato, però è anche vero che ed è difficile anche parlarne, trattarlo. Però è anche vero che credo che noi abbiamo una grande responsabilità nelle nostre mani, cioè dobbiamo essere abbastanza forti per impugnare una spada e andare dritti verso uno scopo, che questo non vuol dire fare soltanto teatro, perché è vero, cioè io ho avuto fortuna perché ho cominciato a 16 anni, 17 anni e non ho mai smesso di lavorare, quindi, come dire, sì, ho fatto delle scelte, avrei dovuto fare certi film che poi non ho fatto, cioè... E ho continuato testardamente, in maniera caparbia, faticosissimamente, continuo così in una zona. Ma questo non è che bisogna far così perché lo sto facendo io, ecco, non è che dico questo. Dico che però puntare davvero sulla qualità, che tutti noi artisti che nel momento in cui ci troviamo da fronte a delle scelte possiamo provare ad accettare una cosa piuttosto che un'altra in questa direzione. Che i teatri ci aiutino in questo, no? Nelle scelte dei titoli da proporre, che siano... Purtroppo noi ormai siamo totalmente, non dico invasi, cioè c'è un teatro fatto esclusivamente su dei volti televisivi e cinematografici che non è che non abbiano comunque un valore, alcuni veramente sono poco presenti, non so, in scena lo vedi, non incidono. E ovviamente non parlo degli Zingaretti o dei Favino che sono nati in teatro e quindi portando poi la loro notorietà
in teatro acquistano, ma però guarda caso i Favino, gli Zingaretti, se fanno teatro fanno certe cose, no? Cioè, se no, ecco, se, questi, se piano piano noi tutti di diverse generazioni cominciamo a fare questo lavoro, io parlo della responsabilità, davvero ci conquistiamo il pubblico, che non vuol dire che viene tanto a applaudirci, ma viene a teatro, che continua a venire. Quindi questo io dico, che il nostro modo di lottare è questo. In teatro abbiamo una responsabilità enorme e chiaramente spostiamo cose minime. Se io penso che ho fatto delle puntate di Braccialetti Rossi e ho avuto più pubblico che in tutta la mia, non solo la mia vita, ma 8 vite mie e di altri, no? Per 7 puntate di questo lavoro. Quindi non è che spostiamo più di tanto. Credo che se si parla di responsabilità si deve parlare di questo, in questo senso, cioè di scelte e basta. Volevo aggiungere una cosa rispetto alla questione delle donne, perché in Inghilterra sta succedendo una cosa che per me è molto positiva, cioè il fatto che queste attrici che hanno sempre praticato il palcoscenico adesso stiano facendo tantissimo lavoro di qualità in televisione, sia prodotte dalla BBC, che è una televisione che produce una fiction straordinaria, che poi rimbalza sulle piattaforme internazionali, Netflix, Prime e quant'altro. Questo sta creando un fenomeno intanto di virtuoso pazzesco, perché queste attrici straordinarie che si sono fatte le ossa in teatro e che comunque hanno sempre lavorato per un sistema in cui gli attori in teatro nel mondo anglosassone sono pagati molto poco, quindi hanno sempre fatto televisione, radio e cinema per pagarsi la vita, diciamo, però per loro il teatro è l'attore, quindi fanno teatro per pochi soldi. Quindi questa osmosi tra i vari mondi c'è sempre stata. Adesso però, col fatto che fanno tanta televisione, quindi diventano delle star internazionali, questo gli dà una visibilità enorme. Però le attrici inglesi non si toccano, sono delle facce vere. Cioè, per loro rifarsi come le americane non esiste. E quindi io sono molto convinta che nei prossimi anni loro, con il loro talento e la loro proprio indifferenza a quelle cose lì, riporteranno un equilibrio in questo. Perché se voi vedete certe serie, non so se avete visto Dr. Foster su Netflix o Happy Valley, lì ci sono delle facce, ma la stessa Olivia Colman, che è l'attrice che ha vinto l'Oscar per La Favorita, lei è una grande attrice teatrale, è una donna che fa televisione da sempre, eccetera. Lei c'ha la sua faccia, non la toccherà mai. Quindi questo vuol dire che questo modello, secondo me, a un certo punto vincerà, e viva Dio, perché vogliamo vedere delle donne vere, delle facce vere. Questa idea della faccia di plastica, per quale motivo non si sa, secondo me è a scomparire, e di questo siamo tutte contente.